ravioli. In realtà ho visto che nasce come pizza di cavolfiore, solo che a me cavolfiore non piace. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the life. Oggi faccio vedere una ricetta molto particolare. L'ho scoperta durante la quarantena. E ovviamente, stando sempre in casa, mi sono messa un po' a cucinare e è uscita fuori questa ricetta. Io non sono un amante delle verdure. Mangio 5 verdure proprio contate su una mano e quindi mi trovo spesso in difficoltà. Quindi è stato un piacere trovare una ricetta che, non essendo un amante delle verdure, e questa ricetta qua è a base di verdura, sono stata molto contenta perché è sfiziosa ma allo stesso tempo anche sana. Quindi si tratta di una pizza. Chi non vuole la pizza? Io voglio la pizza, stasera ho voglia di pizza e mi sono fatta la pizza. È la famosa pizza di broccoli. In realtà ho visto che nasce come pizza di cavolfiore, solo che a me cavolfiore non piace, ha un gusto troppo forte. E quindi ho provato a fare la ricetta con i broccoli, facendo alcune diete. E quindi, come vi ho detto che non mi piacciono le verdure, trovandomi in difficoltà comunque a mangiare sempre quello, solo quello, è stato bello in quarantena perché comunque mi ci sono impegnata di più in quarantena avendo più tempo. È stato bello trovare dei piatti con le giuste combinazioni, con i giusti gusti che alla fine piacciono anche a me, con tutti i miei particolari gusti con le verdure. In questo caso la pizza di broccoli non va a pesare troppo sul gusto, che è comunque forte il broccolo, non come il cavolfiore ma comunque è un po' forte, può dare fastidio se non piace. Quando va a cuocere in forno sotto si crea come una frittatina e è veramente buona. Quindi andiamo alla ricetta.